a scuola di TV con canale 74. Quello che è meglio che non faccia. La tutela della privacy, quella di cui parlavamo prima, è dei soggetti deboli, quindi disabili e minori. Per i minori si è deciso di emanare un'ulteriore carta, la carta di Treviso. E disse: noi dobbiamo tutelare meglio i minori. Tant'è vero che ora la carta di Treviso cosa mi dice? Che io non posso fare né nomi né diffondere le fotografie di minori che sono coinvolti, ad esempio, in casi di cronaca. Da fine ai 18 anni, super protetti. L'autorizzazione di dare queste informazioni? Sì, però se i tuoi genitori, certo, danno l'autorizzazione a diffondere le vostre immagini. La rivoluzione francese con la rivoluzione americana si è cercato sempre di affermare come primo diritto quello della libertà di espressione. E quando chi governa vuole togliere libertà al giornalista di raccontare la verità. Sbarchi, di casi di cronaca che coinvolgono tunisini, marocchini, insomma, persone anche albanesi, insomma, extracomunitari, persone non italiane. Dobbiamo stare attenti con il nostro linguaggio a non discriminare, a non aumentare l'odio razziale. Perché a volte cosa facciamo noi giornalisti? Quando c'è un caso di cronaca, non so, un accoltellamento, noi in titolo sbattiamo albanese accoltella tizio. Ma pensateci, se lo facesse un italiano, noi titoleremmo italiano a coltella? No. Questa è una cosa sbagliata, che potrebbe essere oggetto di richiamo dell'ordine, perché nella carta di Roma è ben è chiaro questo fatto. Noi non dobbiamo dare delle notizie cercando di influenzare le persone a pensare male rispetto a una nazionalità. Chi faceva, chi si approcciava alla professione? Cosa faceva? Veniva mandato a fare i giri di nera, di cronaca nera, quindi andava dai carabinieri, andava in ospedale. Io ad esempio a Catania, dove ho fatto i miei 2 anni di praticantato, andavo in giro e facevo le riprese, quindi facevo pure le interviste con le fan stesso, mi montavo il servizio, lo mettevo online, lo impaginavo. Ma ad esempio in televisione ho provato un lavoro di squadra, dove ognuno si può concentrare su quello che è il suo lavoro. Magari se io vengo mandata alla conferenza stampa non mi devo preoccupare di dover fare le riprese, di dover fare l'intervista. Ho le idee un po' più chiare, quindi diciamo che se ognuno facesse il suo lavoro, ritornasse a fare il suo lavoro, la qualità del prodotto finale sicuramente è migliore. Anche perché sì, man mano con la pratica si impara, però non ho mai la conoscenza di un cameraman, della luce, della telecamera, dei filtri. Cosa rende un fatto una notizia che poi ha il potere di entrare all'interno di un TG? Cioè un evento che rompe la routine. Dai, c'è la cosa normale. Ecco, cosa, una cosa che va oltre la normalità, il normale svolgimento dei fatti.
magari del commissariato di Modica, perché solo con una foto in servizio non possiamo farlo. O piuttosto preferiamo fare anche una, possiamo anche fare una notizia. Anche i carabinieri ci scrivono, questa volta quelli di Vittorio, vedete, questo è un altro. Ad esempio il TG di ieri si apriva con la cronaca, che vi ho detto, se vi ricordate, in classe la cronaca è quella che attira molto, molto l'interesse dei telespettatori. Quindi c'è stato l'incidente mortale, non so se avete sentito, sì, l'altro ieri a Modica, quindi ieri abbiamo fatto un ritorno perché il primo giorno non abbiamo dato le generalità del ragazzo perché la famiglia ancora non era stata informata perché si trovava in Lombardia. Una notizia sulla Madonna Vasa Vasa a Modica, quindi le manifestazioni che... Con una nota dell'ASCOM, lunedì ad esempio abbiamo avuto tanto sport con la vittoria del Modica. Ditemi cosa avete portato voi, così cerchiamo di fare una scaletta. E passeggiando per le vie del centro cittadino, abbiamo chiesto ai numerosi turisti che visitavano la città in cui vive da dove provenissero e perché avessero scelto Modica come meta turistica, curiosità di visitare i luoghi pubblicizzati dalla serie televisiva Il commissario Montalbano, che si rifà ai romanzi del noto scrittore Andrea Camilleri, ormai conosciuto e famoso in tutta Europa. Dall'intervista è emerso che, se questa è una parola scritta, lo scrittore vuole comunicare le sue emozioni, sensazioni e i suoi ricordi, in modo tale che ne rimanga una traccia per le giovani generazioni. Uno scambio culturale degli argomenti scolastici trattati tra classi parallele della scuola. In questa occasione la classe musicale seconda E ha suonato due brani. In questo periodo il corso musicale si sta esercitando per la rassegna che si svolgerà nel mese di maggio. Siamo classe? Seconda E. Io direi che apriamo con le bellezze di Modica, perché è un argomento ampio che interessa tutta la città. L'orchestra la iniziamo. Alla fine non chiudiamo proprio con lo scherzo, in questo caso la mettiamo come terza lo schermo e l'orchestra. Qualche giorno fa il sole primaverile splendeva su Modica e, passeggiando per le vie del centro cittadino, abbiamo chiesto ai numerosi turisti che visitavano la città in commissione. Abbiamo allora spiegato che è un legume molto saporito che si gusta con un tipo di pasta fresca chiamata lolli. Altri turisti ci hanno chiesto dove trovare le arancini di Montalbano. Ci farebbe piacere che tutti noi modicani ci impegnassimo a pubblicizzare tutti i nostri prodotti e soprattutto a tutelare quanto di più bello e interessante che noi abbiamo. Il bellissimo Corso Umberto, il Salotto di Modica, il Castello di Modica, che è insieme alla Torre dell'Orologio il simbolo iconografico e che è stato la sede del potere politico amministrativo dove risiedevano i conti di Modica e successivamente il governatore della contea. Il Museo Campailla, creato dal professore Valentino Guccione. Insomma, Modica è una affascinante e bellissima città piena di opere d'arte e bellezze monumentali che devono essere rispettate. FAI significa Fondo Ambiente Italiano. È un'associazione che cerca di far conoscere le straordinarie opere che abbiamo in Italia, edifici o monumenti che molte volte non sono mai stati visitati. Infatti alcune strutture aprono solo in questa occasione e quindi non sono stati né valorizzati né apprezzati. Il FAI cerca anche di coinvolgere noi ragazzi facendoci conoscere il fantastico mestiere di Cicerone. In particolare a Modica hanno aperto due edifici, la chiesa Santa Maria del Soccorso e la biblioteca del liceo classico a Modica Bassa. A Modica, come in tutta Italia, la manifestazione è durata il 24, 25 e 26 marzo. Sono stati organizzati dai corsi agli apprendisti di Cicerone. I ragazzi della seconda E della scuola Giovanni XXIII di Modica hanno incontrato il signor Papa Rizzone. Dall'intervista è emerso che attraverso la parola scritta lo scrittore vuole comunicare le sue emozioni, sensazioni e i suoi ricordi in modo tale che ne rimanga una traccia per le giovani generazioni. Il signor Rizzone ha iniziato prima a scrivere articoli per giornali locali online e poi dei libri. E infine Xaxa, che affronta delle tematiche che si verificano in Sicilia, come la corruzione, la mafia e l'immigrazione. Per noi studenti è stato un incontro interessante e significativo. Prendiamo in considerazione le gare che si sono susseguite nelle ultime settimane.
ovvero quella di Riccione per i fioretti under 14 e quella di Caltanissetta per i fiorettisti e spadisti sempre under 14. Tra gli spadisti modicani abbiamo Alessandro Lucifora nella categoria allievi, mentre dei fiorettisti Francesco Spampinato nella categoria giovanissimi, Elvira Sigona nella categoria bambine, Elena Di Rosa nella categoria allieve e Giulia Floriglia nella categoria ragazze. Come sempre la colonna di scherma modica si è fermata. Complimenti a tutti i campioni regionali che danno grandi aspettative per il campionato nazionale Under 14 che si terrà prossimamente a Riccione. Il corso musicale della Giovanni XXIII, oltre ad allietare il pubblico con il concerto di Natale che quest'anno si è svolto al Teatro Garibaldi di Modica e quello di Filanno, inoltre ha partecipato anche a varie manifestazioni cittadine. Una delle esibizioni più recenti è stata l'esecuzione di alcuni brani con chitarra, violino e flauto traverso in occasione del FAI nella chiesa di Santa Maria del Soccorso. In questo periodo i ragazzi del musicale si stanno esercitando per la rassegna che si svolgerà nel mese di maggio, sia per confrontarsi con le altre scuole che per raggiungere risultati positivi. Questa qua è la regia. Qui è dove abbiniamo le immagini all'audio che le giornaliste hanno registrato, anche quello che avete fatto voi. Ora vi faccio vedere come. Innanzitutto vi spiego quello là e vedete è quello che sta andando in onda. Dove c'è? Questa è una televendita adesso. Il resto sono tutti i monitor che noi controlliamo, sono le telecamere dentro lo studio. Ora poi voi vedrete che quando farete la registrazione del telegiornale sarete nello studio e vedete quello là che vedete è quello reale, vedete infatti uno sfondo verde, mentre qua c'è un altro sfondo dove c'è scritto TG74, sì. Questo qua si chiama Chroma Key, è uno sfondo virtuale, noi lo possiamo cambiare e possiamo mettere quello che vogliamo. Questo qua quindi sono i mixer che controllano l'audio dei microfoni, quando ad esempio qualcuno parla noi controlliamo, passiamo il volume o lo spegniamo. E questo invece è il mixer video che serve per controllare appunto le telecamere. Questi due computer sono i computer che usiamo per il montaggio. Oltre al telegiornale facciamo anche altri montaggi come le trasmissioni oppure gli speciali televisivi eccetera. Questo qua invece si chiama palinsesto. Questo qua è tutto quello che vedete. Ora vi faccio capire, questo è tutto quello che vedete praticamente in televisione, passa da questo computer, è tutto dentro questo computer. Quindi cos'è questo? Questo qua è un programma e funziona come un lettore MP3. Cioè cosa significa? Voi quando fate un lettore MP3 mettete tutte le canzoni in ordine, giusto? E poi piano piano mettete play e in automatico va, finisce una canzone e c'è subito dopo l'altra che avete messo in ordine. Questo funziona allo stesso modo con i video, quindi è un programma, si mette in coda tutti i video che vanno durante la giornata e quello che vedete praticamente è qua. Questo computer infatti non si spegne mai, altrimenti tutto quello che vedete va via. Allora, per abbinare l'audio alle immagini noi usiamo questo programma. Ci sono tanti programmi, ormai ce ne sono tanti anche nei cellulari, nei computer, quindi noi usiamo questo qua, si chiama Aedius. Intanto qua creiamo un progetto nuovo. Ok, questo è quello che noi vediamo qua dentro, questo è il programma. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo una linea, questa qua si chiama linea di tempo. Abbiamo una linea dove io mi posso muovere, dove posso mettere sia l'audio che il video. Quindi cosa faccio? Prendo il vostro audio, scherma modica, lo metto dentro il programma. Ok, il programma ora legge l'audio, lo deve caricare. Allora, quello che vedete qui, questa qua è quello che avete registrato voi, si chiama forma d'onda, è l'audio, cioè il suono. Quindi cosa facciamo qua? Metto in play. Ok, lui il cursore. La colonna di scherma modica si è fatta valere in tutti questi anni perché oltre ad aver raggiunto ottimi risultati è riuscita a formare una scuola di vita ed una famiglia. Prendiamo in considerazione le gare che si sono susseguite nelle ultime settimane, ovvero quella di Riccione per il fioretto under 14 e quella di Caltanissetta per i fiorettisti e spadisti sempre under 14. Le coppe portate a Modica e da Riccione sono ben tre. Vinte degnazione migliore nella categoria. Allora, fermiamoci un attimo. Cosa faccio io? Intanto io levo la parte all'inizio che non c'è niente. La conna del schermo. Ok, questa parte qua a me non mi serve. Quindi cosa faccio? Vado qua, io posso togliere questa parte, la seleziono e la cancello. Ok.
e comincio direttamente da quando voi parlate. La conna del schermo modica si è fatta valere in tutti questi anni, perché oltre ad aver raggiunto... Poi cosa faccio? Io lo posso vedere da qua, dalla forma d'onda. Dove c'è questa forma, significa che c'è il suono. Qua invece no, perché vedi che non, vedete che non c'è niente. Quindi cosa faccio? Io vado qua. E Leonardo Aprile nella categoria maschietti quinto posto. Non c'è niente. Io cosa devo fare? Non lo posso lasciare questo, lo devo togliere, lo devo unire con l'altra parte. Ok. Quindi... D'Aprile nella categoria maschietti quinto posto. Ok. Quindi cosa faccio? Lo taglio. Vado all'inizio. Nel weekend successivo Ok. Comincio da qua, nel weekend successivo. Quindi vado qui indietro. Taglio questo. Questo lo posso eliminare. E questi qua li unisco. Quindi quando finisce uno inizia l'altro. Ok, ora abbiamo l'audio sistemato. Una volta che abbiamo sistemato l'audio, dobbiamo prendere le immagini, dobbiamo abbinare delle immagini. Quindi nel caso, per esempio, voi avevate le immagini, però va bene, adesso non le possiamo usare, le montiamo dopo. Intanto io vi faccio vedere con le immagini così che abbiamo noi. Abbiamo un nostro archivio, andiamo a prendere la categoria, vediamo, sport, e abbiamo Conad scherma modica, abbiamo una serie di immagini della scherma. Ok, quindi cosa faccio? Prendo queste immagini, le metto dentro il programma. Allora, siccome le immagini hanno l'audio e io non posso tenere l'audio insieme all'altro audio, se no si crea confusione, quindi io lo devo togliere. Quindi io posso separare il video dall'audio. Lo elimino e metto semplicemente le immagini sopra la vostra registrazione. Faccio ok. La conna di scherma modica si è fatta valere in tutti questi anni perché oltre ad aver raggiunto ottimi risultati è riuscita a formare una scuola di vita ed una famiglia. Prendiamo in considerazione le gare... Ok, vediamo se sono la vostra immagine, prendiamo qua. Come sempre la conna di scherma modica si è fermata. Complimenti a tutti i campioni regionali che danno grandi aspettative per il campionato nazionale Under 14 che si terrà prossimamente a Riccione. Ok, sì. Ora noi andiamo nello studio e facciamo la registrazione del telegiornale, come se voi dovete realmente farlo, solo i lanci facciamo. E poi noi metteremo i servizi in fase di montaggio, così vedete anche lo studio. Bentrovati a una nuova puntata di A Scuola di TV. Oggi ospiti dei nostri studi ragazzi della seconda E della scuola Giovanni XXIII. Come sempre siamo andati prima in classe a spiegare il mestiere del giornalista, il lavoro di redazione. Oggi sono venuti a toccare con mano come si realizza un telegiornale. Hanno visitato la nostra redazione giornalistica, la regia, hanno scoperto come dal servizio viene associato un'immagine, un audio e quindi si realizza il nostro telegiornale. Ne hanno realizzato uno per voi che poi andremo a vedere, però prima volevo fargli qualche domanda. Volevo sapere intanto cosa vi è piaciuto di più di questa esperienza. Beh, è stato molto bello perché abbiamo anche visto come si realizza un telegiornale. È stato molto interessante. Sì, interessante appunto. Vi è piaciuto di più il lavoro del giornalista, della regia? Ma cioè a me, forse del giornalista, sì, andare a scovare tante notizie e poi... Scrivere proprio sì. L'articolo. A me è piaciuto di più sempre il lavoro del giornalista perché è troppo bello per esempio andare in un luogo dove sono accadute determinate cose e poi metterle in pratica e farti vedere in televisione. A me è piaciuto sempre il lavoro del giornalista perché puoi fare sapere alle persone notizie che magari nel momento non si sanno, ma poi li puoi fare sapere notizie nuove. Anche a me è piaciuto il ruolo del giornalista perché si può andare anche nei luoghi dove è accaduto la notizia appunto da riportare ed è molto interessante.
Anche a me è piaciuto il lavoro da giornalista perché io pensavo fosse abbastanza semplice, invece è molto complicato e complesso. A me è piaciuto un po' la fase del montaggio, quando abbiamo montato il servizio, e mi è piaciuto. A me piace di più la fase del montaggio perché mi è piaciuta di più la fase del montaggio. Vabbè. Il lavoro magari con i computer, quindi l'associare le immagini. A me è piaciuto di più il lavoro del giornalista perché è stato interessante provare questo lavoro anche per poco tempo. A me è piaciuto di più il lavoro del giornalista perché anche solo l'idea di andare nel luogo, intervistare determinate persone, scattare foto e documentare ciò che si è visto, comunque è una cosa che mi è sempre piaciuta, quindi fare queste esperienze e provare ciò è stata una cosa che mi è piaciuta molto. A me comunque è piaciuto di più la regia, comunque tutto il montaggio, le foto, i video e l'audio e tutto. A me è piaciuto il lavoro della regia, anche fare il telegiornale e basta. Poi comunque è stato interessante il lavoro del giornalista. Per me è stato più interessante il ruolo del giornalista perché comunque devo andare in prima persona a capire quel fatto che è accaduto e lavorare, quindi il giornalista quindi lavora con i piedi, non con le mani. Anche a me è piaciuto il ruolo del giornalista anche perché vai anche in luoghi diversi, anche per sapere le notizie prima anche degli altri, prima che siano anche ufficiali. A me è piaciuto il lavoro del giornalista anche perché intanto scopri nuove cose ma anche racconti quello che succede alla gente. A me è piaciuto molto il lavoro del giornalista e soprattutto il fatto che abbiamo potuto provarlo noi stessi. A me è piaciuto maggiormente il lavoro del montaggio perché è bello ed è da tanti file una singola notizia. Ok. Allora, voi avete portato degli articoli. Chi ha portato l'articolo sulle bellezze di Modica? E il microfono? Lo passiamo. Come mai avete scelto proprio questo tema? Perché io? Vabbè. Allora, abbiamo scelto questo tema perché mentre stavamo passeggiando a Modica Bassa abbiamo visto tutti questi turisti e allora abbiamo pensato, appunto, dopo aver fatto questo articolo abbiamo pensato, per esempio, che noi non è che dobbiamo far capire ai turisti che devono venire qua solamente per Montalbano, solo per il cioccolato modicano, ma devono venire qua anche per vedere anche altre bellezze come per esempio le chiese, il castello di Modica, la torre dell'orologio, insomma tutte le altre bellezze che ha Modica e le dobbiamo anche rispettare e tutelare. Certo. E che comunque Modica è se stessa un'opera d'arte e quindi si deve vedere tutto ciò che riguarda Modica. E quindi avete fatto questa scelta per far vedere le bellezze di Modica, ecco, per renderle più conosciute. E sullo stesso tema anche quello della giornata Fai di Primavera, chi ha portato questo articolo? Chi vuole parlare? Allora, noi abbiamo scelto il FAI per farlo conoscere un po' a tutti, anche perché è una bella manifestazione. Manifestazione, scusate. A cui avete partecipato tra l'altro in prima persona. Sì. Avete fatto i ciceroni. Sì, apprendisti ciceroni. Con dove avete accompagnato i turisti? Alla chiesa del Santa Maria del Soccorso. Abbiamo spiegato tutto. Però il microfono. E abbiamo spiegato ai turisti appunto com'è bella la chiesa, come bisogna appunto valorizzare tutti i nostri patrimoni, che in Italia molte volte alcuni aprono solo in queste occasioni o proprio non aprono per niente, invece proprio non si conoscono. E invece col FAI si cerca di valorizzarli. Poi avete parlato di un'altra vostra realtà che è il corso musicale.
Noi abbiamo scelto questo articolo per far conoscere appunto il corso musicale, per far capire che comunque è bella la musica e che è una cosa molto importante per noi giovani. Un'altra esperienza che avete raccontato è quella di un incontro che avete avuto a scuola con uno scrittore invece. E in pratica questo scrittore è mio nonno che praticamente... È in piedi e guarda la telecamera. Vabbè, lo può dire, non vi preoccupate. Nell'articolo è una cosa, magari non dirlo, però nell'intervista lo può dire. Praticamente Papà Rizzone ha iniziato a scrivere con dei giornali e man mano, dopo qualche anno, ha iniziato a scrivere anche dei libri. E noi abbiamo voluto scrivere un articolo su di lui per, raccontare il suo successo, diciamo. E poi anche perché noi l'anno scorso abbiamo avuto anche un incontro con dei poeti modicani e per continuare questo progetto abbiamo invitato questo scrittore a parlarci della scrittura. Infine c'è stato un articolo di sport che riguarda sempre una nostra realtà, tra l'altro molto affermata, che è quella della scherma modica. Sì, noi abbiamo scelto la scherma modica intanto perché vicino vi erano due gare molto importanti e poi per far conoscere anche di più la scherma che qui a Modica intanto abbiamo un campione molto importante a livello olimpionico, Giorgio Avola. E anche perché comunque la Conan Scherma Modica non è soltanto appunto una scuola di scherma, ma anche una scuola di vita che ci insegna altri valori. Bene, ora i ragazzi hanno preparato appunto per voi un piccolo telegiornale dove ritroverete queste notizie di cui abbiamo parlato, lo andiamo a vedere. Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale di A Scuola di TV. Sempre più numerosi turisti a Modica, le bellezze artistiche e le tradizioni culinarie della città e della contea, rese note anche dalla nostra serie TV Il Commissario Montalbano, conquistano i visitatori. Qualche giorno fa il sole primaverile splendeva su Modica e passeggiando per le vie del centro cittadino abbiamo chiesto ai numerosi turisti che visitavano la città in comitive da dove provenissero e perché avessero scelto Modica come meta turistica della loro vacanza. Si trattava sia di turisti del centro nord Italia che di stranieri. Le risposte più frequenti erano dettate dalla curiosità di visitare i luoghi pubblicizzati dalla serie televisiva Il Commissario Montalbano, che si rifà ai romanzi del noto scrittore Andrea Camilleri, ormai conosciuto e famoso in tutta Europa. Abbiamo poi scoperto da altre risposte che i turisti vengono per gustare anche il famoso cioccolato modicano, delle varie essenze, vaniglia, cannella, peperoncino, arancia, pistacchio, eccetera. Abbiamo chiesto se avessero intenzione di provare la fava cottoia modicana, che è un presidio slow food, ma nessuno di loro la conosceva. Abbiamo allora spiegato che è un legume molto saporito che si gusta con un tipo di pasta fresca, chiamata lolli. Altri turisti ci hanno chiesto dove trovare gli arancini di Montalbano. Noi abbiamo consigliato di assaggiare le scacce modicane, che sono buonissime. Per non parlare delle impanachidie, squisiti biscotti ripieni di carne misto a cacao. Così, mentre ringraziamo lo scrittore Camilleri e gli artigiani cioccolatai per aver attirato tanti turisti nelle nostre città, ci farebbe piacere che tutti noi modicani ci impegnassimo a pubblicizzare tutti i nostri prodotti e soprattutto a tutelare quanto di più bello e interessante che noi abbiamo e che si può qui visitare, come il Teatro Garibaldi che si trova nel cuore della città, inaugurato nel 1857, con la Traviata e restaurato il 13 giugno del 2000, le numerosissime splendide chiese barocche come San Giorgio e San Pietro, i palazzi nobiliari con i sontuosi e panciuti balconi e settecenteschi, sorretti da teste di leone, sirene e pettorute e grifoni alati, aquile, mostri e ninfe. Il bellissimo Corso Umberto, il salotto di Modica, il castello di Modica che è insieme alla torre dell'orologio il simbolo iconografico e che è stato la sede del potere politico e amministrativo dove risiedevano i conti di Modica e successivamente il governatore della contea, il museo Campailla creato dal professore Valentino Guccione, il più antico museo di medicina che sorge nel palazzo che anticamente ospitava l'ospedale Santa Maria della Pietà, oggi sede dell'ufficio tecnico comunale accanto a piazza Matteotti nel centro storico. Al suo interno è possibile
possibile ammirare sia le famose botti realizzate dal famoso scienziato Tommaso Campailla per curare la sifilide, che è il piccolo teatro anatomico, che è uno dei pochi musei di medicina della penisola ed uno dei soli teatri anatomici ancora ben conservati. Insomma, Modica è un'affascinante e bellissima città piena di opere d'arte e bellezze monumentali che devono essere rispettate. E proprio per rivalutare il nostro patrimonio artistico, storico e culturale sono nate le giornate FAI di primavera. Protagonisti in questa occasione gli studenti della città che per l'occasione si trasformano in ciceroni facendo da guida ai visitatori. E poi dopo ci sono due volute. Giornate FAI di primavera. FAI significa Fondo Ambiente Italiano. È un'associazione che cerca di far conoscere le straordinarie opere che abbiamo in Italia, edifici o monumenti che molte volte non sono mai stati visitati. Infatti alcune strutture aprono solo in queste occasioni e quindi non sono stati né valorizzati né apprezzati. Nel caso in cui ci sono strutture che non sono agibili o in condizioni pessime, si cerca di raccogliere fondi e firme per le ristrutturazioni adeguate che ne possano permettere la fruizione, per poi aprirle ai turisti e a tutti coloro che ne sono interessati. Il FAI cerca anche di coinvolgere noi ragazzi facendoci conoscere il fantastico mestiere di Cicerone e farci appassionare all'arte e alla cultura. A questo progetto hanno aderito molte scuole in tutta Italia e tra queste anche la Giovanni XXIII. Hanno partecipato molti ragazzi incuriositi dalla voglia di conoscere e di scoprire edifici della propria città che non hanno mai visitato, nonostante si trovino in luoghi di passaggio, ma appunto non aperti e non fruibili. In particolare a Modica hanno aperto due edifici, la Chiesa Santa Maria del Soccorso e la Biblioteca del Liceo Classico a Modica Bassa. In particolare nella biblioteca del liceo si potevano ammirare laboratori di scienza e di fisica con relativa strumentazione risalente anche al 1600, senza considerare la collezione dei libri, alcuni dei quali datati 1500, dei veri tesori di cultura. Della chiesa era visitabile solo l'ingresso perché la struttura non era agibile, ma i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori hanno spiegato ai turisti la splendida facciata esterna e quello che era visibile dagli interni. Gli apprendisti ciceroni, con loro entusiasmo, hanno descritto la sua bellezza e la sua storia a tutti quelli che ne erano interessati, suscitando il loro interesse per Modica e per tutto il territorio ebleo. Cosa avete provato mentre che spiegavate? Io ero abbastanza emozionata, cioè a me era venuto un pochino di ansia, però sì, mi sono sciolta. Fiore all'occhiello dell'Istituto Giovanni XXIII è il corso musicale. L'orchestra scolastica lieta durante l'anno con le sue esecuzioni, diverse manifestazioni cittadine. Appuntamenti molto attesi sono il concerto di Natale e di fine anno. Il corso musicale della Giovanni XXIII, oltre ad allietare il pubblico con il concerto di Natale che quest'anno si è svolto al Teatro Garibaldi di Modica e quello di fine anno, inoltre ha partecipato anche a varie manifestazioni cittadine. Una delle esibizioni più recenti è stata l'esecuzione di alcuni brani con chitarra, violino e flauto traverso in occasione del FAI nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso. Un altro evento molto importante è stato in occasione della giornata Mi illumino di meno, un progetto per il risparmio energetico nel quale c'è stato uno scambio culturale degli argomenti scolastici trattati tra classi parallele della scuola. In questo periodo i ragazzi del musicale si stanno esercitando per la rassegna che si svolgerà nel mese di maggio, sia per confrontarsi con le altre scuole che per raggiungere risultati positivi. Lo scrittore Pepe Rizzone ha raccontato i suoi lavori ai ragazzi della seconda E, della scuola Giovanni XXIII di Modica. Tra le sue opere più importanti, La rivincita, Radice e pezzetti di vita e Xaxa. I ragazzi della seconda E della scuola Giovanni XXIII di Modica hanno incontrato il signor Pepe Rizzone. Dall'intervista è emerso che attraverso la parola scritta lo scrittore vuole comunicare le sue emozioni, sensazioni e i suoi ricordi in modo tale che ne rimanga una traccia per le giovani generazioni. Il signor Rizzone ha iniziato prima a scrivere articoli per giornali locali e online e poi dei libri. Rizzone ci ha presentato i suoi più importanti libri: La rivincita, che tratta della povertà di un uomo che poi con tenace impegno diventa ricco; Radice e pezzetti di vita, che racconta di una famiglia ricca che poi decade perché ormai ha sperperato i suoi averi; e infine Xaxa, che affronta delle tematiche che si verificano in Sicilia, come la corruzione, la mafia e l'immigrazione. Per noi studenti è stato un incontro interessante e significativo perché ci ha fatto scoprire l'importanza della scrittura, soprattutto in quei libri dove si raccontano aneddoti che riguardano la nostra cultura, le nostre tradizioni, che purtroppo molti ragazzi non conoscono. Infine ci ha ricordato che con i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione possiamo costruirci in modo proficuo un futuro migliore. In verità dico che la scrittura mi è sempre piaciuta, perché non faccio altro che trasmettere il mio pensiero alla comunità, alla società e a tutti quelli coloro i quali vogliono ascoltare.
e vogliono leggere soprattutto, perché leggere per me è una cosa molto fondamentale per avere poi le idee, per portare avanti un romanzo, per portare avanti una qualsiasi cosa, un qualsiasi pensiero, affinché possa essere incisivo nella nostra società. La Conal Scherma Modica continua a farsi valere e gli atleti continuano ad ottenere ottimi risultati. Nelle ultime settimane si sono svolte le gare di Riccione e di Fioretta Under 14 e di Caltanissetta per i fiorettisti e spadisti sempre Under 14. La Conal Scherma Modica si è fatta valere in tutti questi anni perché, oltre ad aver raggiunto ottimi risultati, è riuscita a formare una scuola di vita ed una famiglia. Prendiamo in considerazione le gare che si sono susseguite nelle ultime settimane, ovvero quella di Riccione per i Fioretto Under 14 e quella di Caltanissetta per i fiorettisti e spadisti sempre Under 14. Le coppe portate a Modica da Riccione sono ben tre. Vinte da Ignazio Migliore nella categoria ragazzi, settimo posto, Marco Palermo nella categoria giovanissimi, quinto posto, e Leonardo Aprile nella categoria maschietti, quinto posto. Nel weekend successivo le aspettative della Scherma Modica alla gara di Caltanissetta sono state superate, portando a casa ben 5 titoli regionali. Tra gli spadisti modicani abbiamo Alessandro Lucifora nella categoria allievi, mentre dei fiorettisti Francesco Spampinato nella categoria giovanissimi, Elvira Sigona nella categoria bambine, Elena Di Rosa nella categoria allieve e Giulia Floridia nella categoria ragazze. Come sempre la Conad Scherma Modica si è affermata. Complimenti a tutti i campioni regionali che danno grandi aspettative per il campionato nazionale Under 14 che si terrà prossimamente a Riccione. Questo era l'ultimo servizio, il nostro TG termina qui. Grazie per averci seguito, arrivederci. Anche questa puntata di A Scuola di TV termina qui, dai ragazzi della seconda è tutto, vi salutiamo. Ciao! Ciao. Scuola di TV con Canale 74.